di questa bella partita fra City e PSV. La vince il City, 3 punti di cui avevate sicuramente bisogno. Parto da te, Giuseppe. Il PSV stava costruendo qualcosa di bello. Stanno iniziando a ritornare un po' di difficoltà, perché le assenze si fanno sempre sentire purtroppo in questa squadra. Analizziamo insieme questo periodo, come la vedi? Diciamo che le ultime due partite sono andate male da un punto di vista sia del gioco che di posizionamento in campo, sicuramente perché non c'è la squadra effettiva con cui stiamo iniziando a rodare, e infatti si vede anche un po' più i risultati sul campo. L'ammarico di queste ultime due partite è proprio il fatto che non ce le siamo giocate da vera squadra. Assolutamente, perché poi vedi il risultato comunque dice 3-2, e vuol dire che le squadre sono vicine, però abbiamo visto un PSV completamente sfilacciato, cioè attacco e difesa disunite, si difendeva in solo in due, quando poi prendi una squadra come il City diventa difficile. No, loro poi sono anche molto bravi, e il fatto di non mantenere bene le posizioni ci hanno fatto girare abbastanza a vuoto e lì hanno vinto la partita. Io ti faccio comunque complimenti. Grazie. E buon Natale. Grazie. Dottore, stasera vesti i panni di portiere, quindi in questo torneo qualche volta ce lo stai facendo vedere. Questo City, che ha organico pieno, è una squadra che ormai tutti temono, li danno tutti come la favorita insieme al Liverpool, come la vedi? Sì, ci può stare, diciamo, quando siamo tutti, siamo compatti soprattutto, sappiamo farla girare, sappiamo vincere, diciamo, però niente. Per ora tutto a posto. Qual è l'arma in più di questo City, secondo te, di quest'anno? La compattezza. La compattezza. La compattezza, il fatto che manca il portiere vada senza problemi. Giriamo non bene. C'è nessun singolo sacrificio. Che mi sembra bravo. Sembrate tutti. Michele vi ha un po' ispirato, tutti sì. A disposizione degli altri. Sì, dai, vero, nessuno vero, che vero. Vuole fare il gol lui, anche stasera testa non ha pensato alla classifica cannonieri. Sì, vinciamo per. Cioè, veniamo a giocare per divertirci, come sempre. E poi se arrivano i risultati, che ben venga, fa piacere, perché vincere insieme fa sempre piacere. Che dire, Carlo, buon Natale, anche alla prossima.